Sotto primo numero 3518 sono presenti tre storie molto interessanti, iniziando proprio da quella di apertura, che è il primo episodio delle Isole della Cometa, saga in 6 puntate scritta da Pietro Zamero e Alex Bertani per i segni di Nico Picone. In questo caso l'interesse è soprattutto al breve accenno alla cometa presente all'interno della storia, che è stato più che sufficiente per Francesca Grati per realizzare un interessante articolo dedicato proprio alle comete. C'è poi il primo episodio di una nuova saga temporale, che questa rispetto a quella precedente non uscirà però settimanalmente. Sto infatti parlando di una traversata pericolosa, prima avventura di Topolino e la via della storia, avventura appunto temporale, ambientata sulla via Appia, al tempo in cui fu costruita quella degli antichi romani. E infine ecco Archimede e l'amico perfetto, storia di Giovanni di Gregorio, che torna, così come abbiamo visto in un video precedente, a raccontarci un'avventura ambientata nel laboratorio di Archimede Pitagorico, che sta diventando uno dei suoi luoghi disneyani e paperopolesi preferiti. Giulia Lomurno, sempre più vicino e sempre più simile al tratto a quello di Carlo Limido. E proprio come nella storia scacchistica precedente, Archimede sta costruendo un robot dotato di una intelligenza artificiale, che viene in questo caso programmata e basata sulla sua intelligenza e in parte anche sul suo carattere, riuscendo così a costruire quello che può essere considerato, come suggerisce il titolo, come l'amico perfetto di Archimede. Il problema è che questa intelligenza artificiale distoglie Archimede dai suoi affetti, quindi dagli amici e dai parenti. E questo in un qualche modo è anche ciò che ci suggerisce di Gregorio con la storia: un eccessivo uso dell'intelligenza artificiale può distoglierci alla fine da tutto ciò che può essere importante nella nostra vita. E in un certo senso a supportare questa interpretazione è anche il modo in cui Newton risolve la faccenda, perché per mandare in tilt, diciamo così, l'intelligenza ideata da Archimede, il giovane pitagorico, invece di porgli la classica domanda che in una avventura di Nick Carter ha permesso a Nick Carter di distruggere un'intelligenza artificiale, purtroppo su questa storia doveva uscire un video che però ancora non sono riuscito a sistemare. Vi dovrete accontentare semplicemente dell'articolo in descrizione. Ovvero la classica domanda che è nato prima, la gallina o l'uovo, vedete giusta? Gli rivolge una domanda molto più personale, relativa proprio alla vita di Archimede, che l'intelligenza artificiale dimostra di non conoscere. All'interno della storia però è anche presente una vignetta molto particolare dove i due autori dimostrano un coraggio estremo, se ridire, visto che Archimede e la sua intelligenza artificiale parlano di meccanica quantistica tramite, come vediamo nelle due vignette, due particolari equazioni che sono fondamentali proprio nella storia di questa disciplina che ha fatto la storia della fisica nel XX secolo, ovvero il principio di indeterminazione di Heisenberg e l'equazione di Schrödinger. Molto velocemente, il principio di indeterminazione di Heisenberg ci dice che non possiamo conoscere in maniera precisa, o per essere più precisi, con lo stesso livello di precisione, l'errore e l'incertezza sulla misura della posizione e sulla misura della quantità di moto di una data particella. Mentre sulla posizione non devo aggiungere altro, la quantità di moto è una quantità fisica che serve per avere un'idea di come si muove quella particella ed è definita come il prodotto tra la massa della particella e la sua velocità. L'equazione di Schrödinger invece mi permette di descrivere le interazioni tra gli elettroni e il nucleo centrale ed è in effetti una descrizione migliorata rispetto al primissimo atomo di Bohr. In entrambi i casi troverete alcuni link in descrizione per l'approfondimento su questi due argomenti specifici, a cui non ho detto che in futuro non possa dedicare dei video. Per cui arrivati a questo punto, dopo questa veloce carrellata, in cui poi alla fine mi sono concentrato soprattutto sulla storia di Archimede, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati.
Saluti a tutti!